Malerba, mio marito, ha sempre considerato i bambini degli uomini e delle donne piccoli, non qualcosa di diverso, qualcosa che aveva tutti i difetti e le qualità, le fantasie e le follie degli uomini, in piccolo, ma questo non significa minore. Sono persone che ha sempre rispettato i bambini, perché ne ha avuto ispirazione per la loro libertà. La loro libertà di giudizio e la loro libertà di fantasia. Per esempio, mi piace ricordare che le galline pensierose, che sono una cosa che ha avuto molto successo, sono piccoli aforismi, se vogliamo, che lui ha scritto, in realtà all'inizio le galline finivano tutte nella pentola, ma lui le raccontava ai suoi figli, bambini, erano proprio bambini, avranno avuto qua 3 e 5 anni, nei nostri tragitti tra Roma e Orvieto, la casa di campagna dove noi passavamo sempre molto tempo della nostra vita. E nel tragitto in macchina lui raccontava le galline. E devo dire che la maggior parte delle galline sono state salvate, soprattutto da nostra figlia Giovanna, che amava molto gli animali, e diceva no papà, nella pentola, no. E allora lui cambiava le galline per accontentarli. Adesso, se lei va a vedere, le galline, solo una finisce in pentola.